Siamo arrivati alla terza puntata, un saluto a tutti i nostri affezionati telespettatori che ci hanno seguito nelle altre. E partiamo con una puntata interessante, bella come tutte le altre, parleremo di grande ciclismo, parleremo delle prime corse che si sono disputate in Europa, perché il ciclismo è tornato in Europa, e quindi affronteremo tutta una serie di gare che poi vedremo, ci emozioneranno anche per lo svolgimento e perché già i primi campioni cominciano a mostrare gli artigli. Volevo salutare intanto la mia compagna di viaggio, lo scirocco della Conca d'Oro, Martina. Buonasera Martina. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Valentino, grazie. Per me è un onore accompagnarti in questo terzo appuntamento di questa nostra avventura di ciclismo, un amore infinito. Niente, cominciamo subito. Partiamo subito affrontando svariati argomenti, parleremo del Dubai Tour, della Abu Dhabi Tour e ancora della Marsigliese, insomma i più svariati argomenti. Grazie Martina, e volevo intanto presentare i nostri ospiti. Parliamo di ciclisti, parliamo di persone che amano questo sport con la loro anima. Innanzitutto Alessandro Migliore, che è nostro ospite e anche, perché no, anche nostro sponsor della nostra puntata, e quindi un saluto ad Alessandro Migliore. Buonasera. E poi la moglie, che è Daniela Fumusa, e quindi buonasera Daniela. Salve a tutti. Bene, quindi avremo questa meravigliosa coppia in termini familiari, ma in termini anche di ciclismo, che fanno parte di una grande squadra, la GS Leutero, a cui do i miei saluti, e parleremo anche di tanti sport, di tante gare di questo sport, perché appunto il ciclismo finalmente è partito, ed è partito alla grande. E andiamo a parlare del primo tour, e parliamo del Dubai Tour. A te Martina. Sì, grazie Valentino, cominciamo subito a parlare del Dubai Tour. Se nel vicino Qatar la corsa di casa si è presa un anno di pausa, così non avviene per il Dubai Tour. La corsa emiratina, giunta alla quarta edizione, si consolida. I corridori affronteranno infatti una 5 giorni attraverso il territorio desertico. Lo scenario di gara sarà per forza di cose pressoché identico al passato. Doppio piattone iniziale prima di Dubai a Palm Jumeirah e poi da Dubai a Ras Al Khaimah. Nella terza tappa da Dubai a Al Aqaba è stato quantomeno inserito un falso piano a metà frazione per variare quanto basta. Come d'abitudine sarà decisiva la frazione da Dubai a At-Tadam, con l'arrivo sullo strappetto posto ai piedi dell'invaso artificiale. Quinto ed ultimo giorno di passerella finale a Dubai, con gli abbuoni che potrebbero giocare un ruolo fondamentale per assegnare la maglia blu. 10 le formazioni World Tour al via, medesimo numero dell'anno passato, ci sarà la Quickstep Floors con il vincitore uscente Marcel Kittel, accompagnato fra gli altri da Julian Alaphilippe e Bob Jungels. Più che valide le selezioni del team Dimension Data con Mark Cavendish, del team Sky con Elia Viviani, di ritorno dall'Argentina, e dalla Trek Segafredo con John Degenkolb, al debutto con la nuova divisa. Da segnalare anche Sonny Colbrelli con il Bahrain Merida. Passiamo adesso alla prima tappa. Sono 181 km previsti in un percorso totalmente pianeggiante e stranamente non attanagliato da temperature elevate, con il termometro attorno ai 25 gradi. Già prima del secondo chilometro scatta la fuga che caratterizza la giornata. A comporla sono lo svizzero Sylvain Dillier, giunto quarto nel 2016, i britannici Daniel Pearson e Thomas Stewart, e gli italiani Nicola Boehm e Matteo Bono. Come logico che sia, il gruppo lascia fare 5 baldanzosi. Al chilometro 15 il margine sfionza i 4 secondi, al chilometro 30 tocca i 4 minuti e 20 secondi e al chilometro 50 i 4 minuti e 25 secondi. Al chilometro 77 c'è il primo dei tre sprint intermedi, il primo a transitare Boehm, che si prende i 3 secondi di abbuono e i punti per la speciale classifica. Data l'accelerazione, il vantaggio del quintetto tocca per la prima ed ultima volta la fatidica barriera dei 5 secondi. Il 27enne veneziano si ripete anche nel secondo traguardo volante, quello davanti all'Hamadan Bin Mohammed Sports Complex. Alle sue spalle si posizionano Stewart e Bono, mentre il gruppo, che nella trentina di chilometri precedente si è dato da fare, transita 2 minuti e 10 secondi.
I soliti volti si danno un gran da fare nella prima fase dai meno 10 km ai meno 5 km, conducendo rapidamente il plotone verso la fase calda. A farsi carico del lavoro dei meno 6 km è il team Dimension Data con Nicholas Dougal, Bernard Eisel e Scott Tuates, a viaggiare vicino ai 60 km orari e allungando il plotone. I sudafricani vengono affiancati da Bahrain, Merida e per la prima volta dai Movistar. A meno 3 km la ormai consueta rotatoria che porta verso il finale provoca una scivolata singola. A terra va Sonny Colbrelli, annullando così il lavoro del team. Risalgono posizioni BMC Racing Team e Quickstep Floors, con questi ultimi che imboccano gli ultimi 2 km in testa con Alaphilippe, Martinelli, Trentin, Sabatini e Kittel in quest'ordine. A rovinare i piani ci provano gli UAE Abu Dhabi con Mateji, Moric, ma i belgi riescono a riprendere comodamente la testa con Trentin, regista delle operazioni. Fabio Sabatini si lancia ai meno 450 metri e porta Kittel in posizione di sparo sulla destra della carreggiata. Minali cerca la sorpresa, Kittel a vita facile. Groenewegen, buon secondo, ad anticipare lo sprint sulla sinistra ci prova il baby Riccardo Minali, il veronese della Astana Pro Team, alla prima uscita tra i pro rimbalza rapidamente. Sulla sinistra Kittel parte con la consueta cadenza e il suo ritmo è impossibile da pareggiare per gli altri. Il tedesco vince senza problemi conquistando la sesta vittoria in carriera nella prova emiratina, un'enormità considerando le 9 tappe da lui disputate. Al secondo posto, bravo ad uscire fra le transenne, è Dylan Groenewegen. Il campione olandese del team Lotto NL Jumbo ha la meglio su Mark Cavendish, bravissimo a disputare la volata pur con la ruota posteriore forata, e John Degenkolb rimasto un po' intruppato. Quinto posto per il migliore degli italiani, il trevigiano Sascha Modolo, che precede il corregionale Elia Viviani. Il veronese del team Sky, lanciato da Jonathan Dibben, non ha avuto una volata agevole, scegliendo il lato rivelato serrato. Settimo il lussemburghese Jampi Draker, davanti al giovane azzurro Simone Consonni, all'australiano Steele Von Hoff e al britannico Adam Blyth. Sì, intanto Martina, apriamo una piccola parentesi, parliamo con Alessandro, un ciclismo che si espande in tutto il mondo, che praticamente varca i confini normali dell'Europa, quelli diciamo notori, e va verso il mondo arabo, il Qatar, il Bahrain, con tutto quello che poi significa. Dal tuo punto di vista, questo andare oltre confini naturali, nel senso di storici, che significa? Beh, un attimo, si stanno ampliando le viste da parte di tutti i vari team, soprattutto anche per coinvolgere questi, anche i grandi Emirati Arabi, che incuriositi da questi grandi movimenti, perché giustamente loro pensano anche ai loro interessi, quindi pensano di avere altri stimoli, questi stimoli anche dovuti da un tour come quelli lì, coinvolgere il pubblico, far conoscere al pubblico determinati sport che un attimo sono un po' messi non da parte, ma farli conoscere un pochettino di più. E con grande riscontro, da premettere. Alessandro, la bicicletta, no, dal tuo punto di vista, può avere un mercato, parlo proprio di bicicletta nel senso di quotidiano, nel mondo arabo, oppure le temperature alte, insomma, ti vietano da un punto di vista, diciamo, fisico? Qua capovolgiamo, come in un paese del nord Europa, in una situazione di meno 40 gradi, col freddo, mettiamo il più 40 gradi, quindi alcuni periodi annuali non si utilizza la bicicletta, si fa un'attività indoor, e in questo caso viene invertita anche come nei paesi del nord: quando ci sono meno 40 gradi si fa un'attività indoor, e nei momenti fattibili, perché andare in bicicletta
si può andare, sì, meno 10 gradi, meno 20 gradi, però non è producente andare in bicicletta con queste temperature, è lo stesso con il caldo, assolutamente non è producente per il ciclista fare un giro anche in bicicletta o escursionista o che sia un'attività per fare un'attività anche agonistica. Quindi in questo caso invertiamo questa situazione caldo-freddo. Bene, Daniela, occhi di ghiaccio, visto che stiamo parlando di temperatura. Grazie. Belli. Senti, andare in bicicletta, abbiamo visto anche dalle immagini questi tracciati arabi un po' pianeggianti, se vogliamo, diversi da quelli che probabilmente fai tu nelle tue gare in Sicilia. E allora, il ciclismo come libertà, la bicicletta come dimensione per scoprire luoghi, anche turistici, e non solo, la natura, l'ambiente, e permetterti anche al confronto con te stesso, cioè ti scommetti. Quali sono i tuoi risultati personali dopo aver fatto tanti anni di bici? Allora, innanzitutto quando ho iniziato, vabbè, sì, è iniziato per gioco ed è un gioco, però se non si vive non si capisce veramente che la bici, comunque qualsiasi sport penso in generale, ti fortifica anche a livello caratteriale, soprattutto il ciclismo, perché comunque sei tu con le tue paure, le tue ansie, soprattutto all'inizio, dove anche una semplice salita o una semplice discesa ti provoca delle emozioni, delle paure che giustamente devi superare, e sei tu con la tua bici. Questo serve anche a fortificarti, devo dire, tanto, almeno parlo per me, che sono cambiata anche a livello personale, più sicura, quindi sinceramente innanzitutto lo consiglio a tutti, perché poi fa bene anche alla salute, allo spirito, ti fa conoscere tante persone, vedi appunto tanti posti che nella quotidianità, magari nella frenesia di una giornata, tu magari tanti posti li vedi ma non li sai ammirare, come quando sei in bici. Poi ripeto, fa bene alla salute, fa bene anche a livello sociale, perché condividi comunque una passione con altre persone. E per quanto riguarda la mia esperienza, diciamo che a livello agonistico ho iniziato dall'anno scorso, è tutta un'altra esperienza, anch'essa ha le sue difficoltà, non si finisce mai di imparare. E la voglia è tanta di migliorare, spero quest'anno di fare delle gare con dei risultati diversi, però ripeto, la gara non è solo arrivare sul podio, una gara è anche comunque divertirsi, partecipare, ripeto, mettersi in gioco con se stessi, perché superare le proprie paure penso che sia poi una soddisfazione quando superi il traguardo. Beh, grazie a Daniela, ritorneremo poi su questi argomenti approfondendone qualcuno, perché mi è piaciuto qualche tasto che hai toccato, sia per quanto riguarda il lato femminile sia per quanto riguarda il lato tecnico. Martina, andiamo avanti col Dubai. Sì, andiamo avanti con la seconda tappa. La Quick Step Floors continua a conquistare vittorie in questo inizio di stagione, e nella seconda tappa del Dubai Tour è stato di nuovo Marcel Kittel a tagliare per primo il traguardo. Ma se il successo del giorno prima del velocista tedesco era sembrato fin troppo facile per quanto tutto fosse andato per il verso giusto, oggi Kittel invece ha dovuto conquistare la vittoria con un finale straordinario fatto di lucidità, gambe ed un incredibile supporto dei compagni di squadra. Drager fa il pieno di abbuoni. La tappa odierna è partita senza Simone Sterbini, dolorante per la rovinosa caduta nella frazione d'apertura. Dopo una ventina di chilometri è partita subito la fuga di giornata, che ha visto protagoniste le stesse identiche squadre di ieri, seppur con corridori diversi. La BMC ha messo davanti il lussemburghese Jampi Drager per l'Abu Dhabi. Per l'Abu Dhabi c'era il campione nazionale degli Emirati Arabi Youssef Mirza. Acqua Blu e One Pro Cycling hanno mandato all'attacco i britannici Mark Christian e Peter Williams, mentre a rappresentare la Bardiani nel gruppo di testa ci ha pensato il 23enne Simone Andretta. Il quintetto in fuga ha toccato un vantaggio massimo di 4 minuti e 20 secondi, ma le squadre dei velocisti non hanno avuto alcun problema a tenere sotto controllo l'azione degli uomini di testa.
La Quickstep Floors, avendo la maglia di leader con Marcel Kittel, è stata la prima formazione a mettersi in testa al gruppo a lavorare, ma a rotazione si sono fatte vedere brevemente anche Sky, Bahrain e Dimension Data. Tra i meno 70 e meno 20 km l'andatura della corsa è stata regolare e relativamente tranquilla. I fuggitivi hanno tenuto da parte un po' di energie per il finale. Il gruppo invece, non volendo andarli a prendere troppo presto, si è regolato di conseguenza e ha tenuto i quattro battistrada rimasti ad una distanza attorno al minuto e mezzo con un gran lavoro in particolare modo di Davide Martinelli. Nel finale di tappa è arrivata la prevedibile accelerazione, ma Andretta, Christian, Mirza e Williams poco hanno potuto contro le squadre dei velocisti. Dopo un lungo stallo attorno al minuto, il ricongiungimento è avvenuto quando al traguardo mancavano poco più di 11 km. Per i fuggitivi un'azione durata circa 157 km sui 188 totali. Anche oggi sfortunato Sonny Colbrelli, che è stato vittima di una foratura ai meno 13, dovendo spendere energia extra prima per rientrare in gruppo, poi per risalire posizioni. Kittel vince e ringrazia i compagni. Dopo aver lavorato tanto per tutta la tappa, la Quickstep Floors ha faticato a tenere le posizioni migliori del gruppo negli ultimi chilometri e così, a partire da 2500 metri, abbiamo visto davanti il treno rossonero della Trek Segafredo di John Degenkolb. In quel frangente Kittel e compagni erano chiusi a centro gruppo senza la possibilità di trovare un varco per rimontare posizioni. Ad un chilometro e mezzo dal traguardo, gli uomini in blu hanno trovato spazio all'esterno in una curva, ma proprio il cambio di direzione ha allungato molto il plotone nelle prime posizioni, aumentando di fatto la distanza di Kittel dalla testa della corsa. Nonostante tutte le difficoltà, Marcel Kittel non si è perso d'animo ed è rimasto tranquillo, conscio della sua forza e dei compagni di squadra. Matteo Trentin ha fatto in modo che il gruppo non si appallasse e togliesse spazio alla rimonta. Fabio Sabatini, invece, è andato a prendere il tedesco e lo ha letteralmente scortato fino agli ultimi 200 metri, facendogli guadagnare numerose posizioni. A quel punto Kittel si è trovato davanti strada libera e ha dovuto solamente scatenare sui pedali tutta la sua potenza. Ancora una volta nulla da fare per l'olandese Dylan Groenewegen, che aveva provato a partire lungo sul lato destro della carreggiata, ma che si è visto sorpassato negli ultimi 50 metri. Quattro azzurri in top 10, Maresco è terzo. Con Groenewegen c'era anche John Degenkolb, ben spalleggiato dei compagni, che però sul traguardo si è visto superato anche dall'italiano Jakub Maresco, che provando a seguire Kittel si è issato fino alla terza posizione. Per il giovane della Villersell Italia un ottimo risultato, considerando il livello dei velocisti che si è lasciato alle spalle. A farne le spese in questo finale un po' caotico sono stati gli attesissimi Mark Cavendish ed Elia Viviani. Il britannico della Dimension Data ha perso qualche pedalata nello sprint e non è andato oltre la settima posizione. Il veronese, invece, ha chiuso molto più indietro. Tra gli altri italiani, buoni piazzamenti anche per Sascha Modolo, quinto, e per i neoprofessionisti Riccardo Minali e Marco Maronese, che si sono piazzati rispettivamente ottavo e nono. Con questi altri 10 secondi di abbuono conquistati al traguardo, il campione uscente Marcel Kittel rafforza la propria leadership in classifica generale. Dylan Groenewegen adesso lo insegue staccato di 8 secondi. Nicola Boehm è terzo a 13 secondi, Jamie Drucker quarto a 14, a pari tempo con Thomas Stewart. A 16 troviamo invece Mark Cavendish, Jakub Maresco, Youssef Mirza e Sylvain Dillier. Bene. Lasciamo la seconda tappa, torniamo ai nostri ospiti. Innanzitutto a Daniela volevo chiedere, sappiamo che la GS Leutero ha investito molto in termini di ciclismo femminile, siete in tanti, avete ricevuto anche un premio Rocco Chinnici a Miss Il Meri proprio perché avete una presenza in rosa determinante per questo sport, siete un po' il faro per il ciclismo femminile in Sicilia. Bene, come ti trovi in questo gruppo? Con tante belle ragazze e soprattutto con tanto entusiasmo per far bene.
Allora, infatti hai detto benissimo, con tante belle ragazze, soprattutto, sto scherzando. Comunque sì, è stata una delle scelte migliori che potessimo fare come squadra, perché non ci siamo pentiti, anzi infatti abbiamo riconfermato la nostra presenza col GS Lotero. Una delle esperienze più belle che infatti abbiamo vissuto proprio come squadra è stata l'Etna Marathon, dove a causa delle condizioni avverse del tempo non si sapeva se gareggiare, e devo dire che Enzo è giusto, sono stati proprio come una squadra, hanno preferito rinunciare alla loro gara per accompagnare noi ragazze in questa bellissima esperienza, e lì ho sentito proprio il gruppo, cioè unito, perché sotto la pioggia gareggiare comunque in un posto come l'Etna, che le temperature non sono le nostre, e lì sono stata tranquilla, ci siamo unite e insieme siamo arrivate insieme tutte le ragazze al traguardo, ed è stata una delle esperienze più belle, appunto, anche per dare dimostrazione che esiste la coalizione anche a livello di donne, può esistere, e è stata una delle esperienze più belle che mi ha fatto capire. A tal proposito volevo mandare un saluto speciale a Patrizia e a Miri. Vabbè, Patrizia Albanese. Sì, no? Patrizia Albanese. Bene, Miri non la conosco comunque, è una del sì, nostro sì. Del vostro gruppo. E Alessandro, la bicicletta... Abbiamo visto che strumento sportivo, diceva nella prima puntata di presentazione Martina, strumento di sport, quindi di lavoro per qualcuno, anche per te, strumento di divertimento a far data da quando si è bambini, insomma, questa bicicletta. La bicicletta come idea di libertà, ma tecnologicamente dove va la bicicletta? Quali sono gli ambiti che ancora deve varcare, o soprattutto quelle asticelle in termini appunto di tecnologia che dovrebbe raggiungere e che raggiungerà a breve? Tu che sei del mestiere, insomma, ci puoi illustrare. La tecnologia, diciamo che va avanzando di mese in mese, ma neanche di anno in anno. La tecnologia va avanti, cambiando molto sulla bicicletta. E se già parliamo di un decennio, sembra una vita in confronto a quello che si incontrava 10 anni fa. Io sono 22 anni che sono nell'attività agonistica in mountain bike, e c'è stata un'evoluzione non da poco, ma non soltanto nei materiali con cui vengono costruite queste biciclette, ma anche nei formati delle ruote. Il formato della ruota della bici da corsa è rimasto invariato. Però nella ruota grassa, così chiamate in gergo ruota grassa, è variato di tanto. Si era partito con il 26 pollici, che era il formato della ruota della mountain bike. Tutti i pro, tutti gli escursionisti, cioè tutti i vari atleti correvano col 26 pollici ben 11 anni fa. È nata la ruota grossa, questa ruota da 29 pollici, uno shock per tutti i vari ciclisti che guardavano queste ruote così grandi, con un pochettino torcendo il naso, e dicevano ma... siamo arrivati dopo 10 anni che tutti hanno questa ruota grande, è nata un altro formato affiancandosi il 27,5, dando un'altra opzione ai vari utenti, e non solo, da pochi anni si sono affiancati pure il 29 pollici plus e il 27,5 plus, che sono delle ruote un pochettino più cicciotte, e infatti loro la chiamano plus perché è quel subultra di cicciotto in più che magari per l'escursionista che si vuole divertire, avere un po' più grip, un po' più di comfort nelle sue escursioni, perché giustamente questo plus non viene tanto utilizzato nella situazione agonistica, quello che viene utilizzato più in una situazione agonistica è il 29 pollici, che ora diciamo che ha preso campo nei campi gara. Tutto sommato sul discorso delle bici da corsa,
si va tanto sull'elettronico, sulla frenatura che viene cambiata, che è un argomento al momento della federazione dell'UCI, della frenatura a disco, che comunque sarà approvata a breve anche in ambiti mondiali, perché al momento funziona il freno soltanto con un cavo, una leva meccanica e una pinza freno che va ad agire su una base d'appoggio del cerchio. Invece la frenatura a disco, anche sulla bici da corsa, abbiamo un disco che è al centro del mozzo della ruota, che è di solito in acciaio, con una pinza che, come in automoto, funziona con dei pistoncini che spingono dei ferodi, delle pastiglie che fanno questa frenata sul disco in acciaio, che viene applicata questa forza da un impianto idraulico applicato con un serbatoio e un pompante nella leva. E diciamo che queste sono le maggiori modifiche che si sono fatte ultimamente nell'ambito della bicicletta. Io spero che nelle prossime settimane Alessandro, che ripeto tecnicamente è eccelso, ci illustrerà con una rubrica speciale, lo auguriamo e ce l'auguriamo, anzi è una proposta non indecente che stiamo facendo, quelli che sono gli aspetti tecnici, perché solo lui li sa illustrare così bene e soprattutto per dare cultura tecnica di ciclismo ai nostri telespettatori. Intanto volevo ringraziare anche il gruppo Tele One, Media One, Franco Montagni, il nostro grande angelo che sta dietro le telecamere, che riesce a organizzare tutto bene per il verso giusto, e quindi grazie anche alla sua professionalità, e al Baglio degli Ulivi, come sempre, che ci ospita in questo meraviglioso scenario bellissimo da vedere anche in termini naturalistici tra Misilmeri e Bolognetta. Martina, andiamo al Dubai. Sì, passiamo adesso alla terza tappa del Tour del Dubai. Nel corso della terza tappa si era visto Marcel Kittel sanguinare dal sopracciglio sinistro. Sin dai primi momenti su Twitter il team manager della Quickstep Floors, Patrick Lefevre, aveva denunciato un colpo subito dal suo corridore proveniente da un non meglio atleta della Astana Pro Team. Una volta terminata la tappa, Kittel ha dichiarato ai microfoni l'identità del protagonista del misfatto, ossia Henry Grivko, che lo ha colpito volontariamente con un pugno nella concitata fase dei ventagli. La Astana Pro Team si è subito scusata per la condotta del proprio ciclista. Kittel ha dichiarato da parte sua di non accettare le scuse di Grivko, chiedendo una squalifica di 6 mesi per il 33enne ucraino. La giuria del Dubai Tour si è riunita ed ha deciso per l'espulsione dalla corsa e multa di 200 franchi svizzeri nei confronti di Grivko. A lavorare ci pensano allora il team Lotto Jumbo e la Quickstep Floors con Julian Alaphilippe, che si vede in testa ai meno 900 metri. I belgi non sono però compatti attorno al proprio leader, che si ritrova decisamente intruppato. Dopo il francese entrano in azione Matteo Trentin e Fabio Sabatini, ma il toscano si sposta ai 300 metri senza avere Kittel a ruota. Il primo a iniziare la volata è un uomo del team Dimension Data, non è però il solito Cavendish, quanto Reinhard Janse van Rensburg. Il sudafricano si lancia sulla destra della carreggiata, riuscendo a restare davanti praticamente fino alla fine. Il sudafricano perde leggermente velocità negli ultimi 50 metri, subendo il sorpasso solamente a causa del colpo di reni migliore impartito da John Degenkolb, rimasto alla sua ruota ed uscito nel momento giusto. Per il 28enne tedesco è il primo successo in maglia a Trek-Segafredo, per un'esperienza che pare essere iniziata nel migliore dei modi. Beh, torniamo alla conoscenza tecnica e soprattutto allo spirito di squadra di cui parlavano qua i nostri ospiti in studio. Alessandro, parliamo di ciclismo, diciamo dilettantistico, amatoriale, poi i confini in termini di aggettivo sono sempre molto labili. Questo GS Leutero, che è una squadra che a Misilmeri assieme a MTB Emir sta portando avanti un concetto di bicicletta a 360 gradi, cioè manifestazioni, un team di assoluto valore. Quali sono i punti di forza di questa squadra in termini anche societari? Beh, allora, io prima metterei solo una parola: famiglia.
Sì, un po' stona, però no, non stona. È la prima parola che dal cuore viene è dire famiglia, perché con la loro passione, perché è alla base di tutto, quando dall'esterno, anche quanto prima non ero nel GS Luterio come atleta e come componente di famiglia, perché ora lo dico così pure, vedevo sempre queste persone molto appassionate, ma tanto appassionate, che qualsiasi manifestazione, ma anche un caffè, dico, tutto quello che veniva fatto e viene fatto tuttora con una grande passione, e questo si vede dall'esterno. Poi tanto meglio quando sei dentro questa famiglia e cominci a vedere questa bellissima realtà, perché quando sei appassionato, hai creato il tuo lavoro, hai creato la tua famiglia intorno a queste due ruote che ti hanno dato tanto, e vedi questa famiglia così tanto appassionata, ti riempie il cuore, perché sportivamente parlando è incredibile, ti dà tanta soddisfazione, che si spostano con questi 360 gradi, dal raduno alla gara, dalla gara su strada alla gara di mountain bike, tutto quello che riguarda le due ruote loro si spostano con grande passione. E io non posso fare altro che complimentarmi con loro e ringraziarli per tutto quello che fanno, per gli appassionati come me, come mia moglie, come tutti, e questo è quanto. Daniele, parliamo di gare, no? Come si prepara una gara, e attenzione, a seconda anche della tipologia della gara stessa, no? Sì, allora, infatti la gara in sé, diciamo, è riduttivo, perché in realtà è quello che c'è dietro che fa tanto, nel senso soprattutto i sacrifici, perché l'allenamento è anche sacrifici, cioè bisogna comunque o stai bene o stai male, o piove, c'è sole, se ti devi preparare per delle gare devi sempre affrontare un po' tutta la situazione. E io personalmente mi alleno 3-4 volte la settimana, in base anche infatti alle condizioni meteorologiche, si fa un po' strada, un po' sterrato, sempre in ottima compagnia, devo dire. La preparazione poi in realtà è quella che, cioè, in gara poi sì, affronti la gara, ma è quello che c'è dietro che fa un ciclista, è proprio anche un agonista. Beh, andiamo alla quarta tappa del Dubai. Sì, passiamo adesso alla quarta tappa del Dubai Tour. Ma non è bastato il cambio di percorso annunciato la sera precedente dagli organizzatori. La mattina la quarta tappa del Dubai Tour è stata definitivamente cancellata a causa delle forti raffiche di vento sul percorso. La tappa era forse la più attesa della corsa, con il traguardo posto in cima al duro strappo di Attah Dam. Attorno all'orario di partenza previsto, constatate le condizioni meteo estreme, i rappresentanti del gruppo, guidati dall'austriaco Bernard Eisel, si sono riuniti con l'organizzazione e dopo qualche discussione è stata presa la decisione di annullare del tutto la tappa. Ad una sola tappa dalla conclusione di questa quarta edizione del Dubai Tour, Marcel Kittel si trova nella situazione ideale per bissare il successo conquistato l'anno scorso. In classifica il tedesco della Quickstep Floors ha 8 secondi di vantaggio su Dylan Groenewegen e 10 secondi su John Degenkolb, mentre l'italiano Nicola Boehm è quarto a 13 secondi grazie alla fuga del primo giorno. Passiamo adesso alla quinta tappa di questo Dubai Tour. Negli ultimi chilometri, con lunghi rettilinei e poche curve, hanno visto alternarsi in testa tutti i treni possibili. Ma nell'ultimo chilometro si è arrivati ad un testa a testa tra Dimension Data e Quickstep Floors. Subito prima dell'ultima curva, ai 400 metri, un salto di catena ha messo fuori dai giochi Fabio Sabatini.
ma ciò non ha destabilizzato Marcel Kittel, che partendo da dietro è stato protagonista della solita volata di grandissima potenza che gli ha permesso di vincere la tappa e anche la classifica generale. Bene. Grazie Martina, abbiamo finito questo primo momento di ciclismo degli Emirati, adesso mandiamo il video del Abu Dhabi Tour che presenta appunto questa gara dal 23 al 26 di febbraio. Godiamoci queste belle immagini in lingua originale. The desert fades away into the blue sea until it vanishes among countless city lights. Crossed by fast wheels, writing a new history with passion. Another kilometer to go before they make the turn. In the beauty of a 555 kilometer journey. Wonderful sceneries, nurturing eyes with wonder. Enchanted places where past and future merge into a luxuriant harmony. Meant to conquer the world of the great international races. He's gonna take the title here. Abu Dhabi, the one and only world tour race in the Middle East. Beh, rientriamo in studio. Alessandro, una domanda da un punto di vista anche, diciamo, del mercato. Si vende più bicicletta per mountain bike, per strada, da corsa in generale? Come vedi questo mercato? Beh, allora, il mercato si è rivoluzionato, nel senso che sono aumentate le vendite. Almeno dai miei dati ricevuti e raccolti, e quindi il ciclismo, cioè la bici da corsa, si è un attimo stabilizzata, ha sempre le sue vendite tranquillamente, mantenendo i suoi parametri attuali, e invece la mountain bike ha avuto una vera impennata. L'impennata perché ha dato tutte queste varie scelte sui loro formati, e poi è nata la forma di visualizzazione del fuoristrada elettrico, le bike, che un attimo ha dato quella mano e quell'aiuto a chi è che magari quella persona che faceva ma arrivava a quel tre quarti di percorso e non riusciva, però con un e-bike ora riesce a fare la totalità del percorso divertendosi, perché alla fin fine quello che molti non valutano è il divertimento in bicicletta. E quindi si va un attimo a vedere un'ampia veduta di questo mercato della bicicletta. Quindi abbiamo la bici da strada, la mountain bike nei vari quattro formati, che è il 27,5, 27,5 plus, il 29,
26, diciamo che è un attimo, molte aziende neanche le producono più. Quindi mettiamo il quinto formato, e poi c'è le bike, che è quella mano, quella manina d'aiuto, per quei ciclisti che vogliono fare un po' tutto. Daniele, tu cosa fai di più? Strada, mountain bike? Dove ti diverti di più? Allora, o dove sei più brava? No, brava. Mountain bike, mi diverto di più, amo lo sterrato, amo le montagne, cioè quello che appunto riesci ad ammirare quando sei in montagna non è lo stesso di quando sei in strada. Sono due cose diverse, cioè alla fine anche la strada è bella, però se devo dire dal mio punto di vista, io preferisco la mountain bike nel complesso, cioè appunto sia come terreno, come atmosfera, come panorama, tutto, cioè ti dà altre emozioni. Beh, con queste parole apriamo il GP della Marsigliese in Francia. Resta la tradizionale apertura del calendario professionistico francese. Stiamo vedendo già le prime immagini. Nei primi anni della sua esistenza, a dire il vero, aveva rappresentato l'inizio tout court della stagione ciclistica. Ma poi, si sa, la globalizzazione ha cambiato tutto. L'abbiamo visto con le gare in Dubai. 145 chilometri con partenza e arrivo a Marsiglia, passando un po' per l'entroterra accidentato e punteggiato dalle salite del Pass de la Queille e del Col de la Gineste, prima della picchiata sulla città portuale. Primo attacco della Coppa di Francia, la gara ha visto la partecipazione delle due World Tour transalpine, la Française des Jeux e la GDR, e di tutte le professional e continental nazionali. Dal vicino Belgio sono arrivate anche la Lotto Soudal e altre quattro professional. È stata l'occasione per rivedere finalmente in gara Thibaut Pinot, assente da metà Tour de France 2016 e pronto a una stagione in cui si misurerà col Giro d'Italia. Questa è una bella notizia. Un solo italiano in gara, si tratta di Mauro Finetto, all'esordio con la nuova maglia della Delco Marsiglia. Per lui, che ha rischiato di restare appiedato, un nuovo inizio ricco di stimoli. Quindi questa lunga stagione possiamo dire che ha avuto in Europa un battesimo ideale, con questi 146 chilometri affrontati in terra di Provenza. L'azione buona è nata ad una trentina di chilometri dal traguardo, quando 10 elementi si sono involati. Protagonista dell'azione, appunto, Thibaut Pinot, che era tanto atteso, e Arthur Vichot, poi Cherel, Dupont, Beckerman e Tony Gallopin e anche l'italiano Mauro Finetto. I battistrada sono andati d'amore e d'accordo fino all'arrivo, con il gruppo dei contrattaccanti incapace di rientrare nonostante una composizione ben maggiore. I 10 sono così giunti nel vialone finale tutti assieme e si sono giocati allo sprint il successo. A prevalere, lo stiamo vedendo anche dalle immagini, con quasi una bicicletta di margine, è stato il campione francese Arthur Vichot. Il campione francese ha preceduto i connazionali Bue, Calmejean, Elfaré, Gallopin e Cherel. Settimo il primo straniero, ossia il veronese Mauro Finetto. Bene, avendo già parlato di questa gara francese, volevo tornare a parlare con Alessandro Migliore. Alessandro, noi abbiamo visto come il mercato di per sé offre tanti modi anche di andare in bicicletta, ecco, ma visto anche le nostre temperature, visto anche il nostro clima, la bicicletta dovrebbe essere usata 12 mesi l'anno. In realtà, purtroppo, a parte l'attività agonistica, non è così. Tutto questo fa trasparire anche una mancanza delle istituzioni e quindi le piste ciclabili, ecco, città vivibili in termini di biciclette, noi purtroppo in Sicilia ne abbiamo forse poco o niente. Sì, in effetti noi abbiamo l'oro, il nostro oro è la zona non troppo collinare, che in città ti permette di poter fare e utilizzare la bicicletta giorno per giorno, per andare al lavoro, per fare la spesa, per un 360 gradi. Solo che, giustamente come diceva Valentino, le piste ciclabili
determinate strutture, determinate forme di educazione, non di educazione perché siamo dei maleducati, ma di educazione sportiva, non vengono tanto a dar una mano nello spostamento con la bicicletta. Quindi dovremmo un attimo rivalutare un po' il tutto. E noi abbiamo veramente la città e il sud Italia, il nostro meteo che ci dà una mano, a poter utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto giornaliero per tutto. Ci arriveremo, spero, quanto prima, qualche pista ciclabile l'abbiamo cominciato a vedere. Spero che siano migliorate queste piste ciclabili e ampliate soprattutto. Staremo a vedere. Volendo fare una battuta, abbiamo anche le buche per le strade, quindi potremmo anche fare la Parigi-Roubaix. Daniele, che ne pensi? Sì, infatti. O le strade bianche. Sì, le strade, infatti, come dico sempre io, alla fine la mountain bike anche per la città va benissimo, con tutte le buche. Sì, comunque dovrebbe cambiare anche proprio la cultura del cittadino. Cioè, purtroppo la bici ancora viene vista solo come sport, passatempo, appunto non come in realtà un mezzo utilizzabile appunto nella vita quotidiana, come diceva Alessandro. La speranza è anche che i cittadini cominciano a capire, perché purtroppo anche noi stessi quando ci alleniamo ci rendiamo conto che veniamo visti più come un intralcio, che cioè non veniamo rispettati, cioè come proprio mezzo di trasporto, cioè proprio siamo un po' bersagliati anche dagli altri automobilisti. Quindi speriamo che, essendo che è un campo, un settore che si va anche sviluppando, che rientri proprio nella quotidianità come in altre città del nord Europa, cioè la bici è un mezzo come un'auto, come una moto, cioè di entrare in questa ottica. Meno bambini accompagnati a scuola, quindi con le macchine da parte dei genitori, e probabilmente esatto, con le biciclette, un po' come si vede in Danimarca, in Olanda, in Belgio. Che ne pensi, Daniele? Sì, infatti, questo intendevo dire, nel senso che purtroppo non è una critica, perché capisco che siamo stati anche cresciuti così, con questo stile di vita, cioè di utilizzare l'auto per tutto. Quando quello che penso io, che invece di essere di intralcio, dovremmo essere anche ringraziati, perché se io sono in bici sono un'auto in meno, quindi comunque inquino meno, e questo dovrebbe essere anche visto dagli altri, dire sì, forse è vero, si potrebbe anche utilizzare la bici. È vero che magari non abbiamo una città adeguata a questo, anche come posteggi ovviamente, perché per andare anche al supermercato io devo lasciare la bici in sicurezza, quindi questo sono poi tanti motivi, però di base c'è proprio che non è nella nostra cultura, e speriamo in futuro un cambiamento anche da questo punto di vista. Sono d'accordo, Daniela. Andiamo alla prima gara, diciamo più importante tra quelle più significative che si è svolta in Italia. Parliamo del Gran Premio degli Etruschi, vinto da un italiano, appunto Diego Ulissi, e qualche titolo sul giornale era eloquente: Ulissi ha vinto nella sua Itaca, perché in realtà lui ha vinto nella sua città. Infatti Diego Ulissi vive a Donoratico, queste strade quindi le conosce abbastanza a memoria. Inevitabile che attaccasse in salita, impossibile che qualcuno fosse in grado di stare al suo passo. La vera difficoltà, lo stiamo vedendo anche nelle immagini, era reggere da solo davanti per 10 km, ma l'esame è stato superato. Ulissi ottiene il primo successo stagionale e la prima vittoria della corsa di casa sua, dopo il secondo posto del 2013 e il terzo della scorsa stagione. Per i 148 corridori al via è stata una giornata dura, condizionata dalla pioggia battente che ha segnato soprattutto le fasi centrali della corsa. L'attacco di Diego Ulissi è praticamente
stato folgorante e solo Francesco Gavazzi, veramente in forma a provare a rispondere, lo ha seguito, rendendosi subito conto di rischiare però un fuorigiri clamoroso. Poi Alessandro ci dirà che cos'è il fuorigiri. Gli altri fanno gruppetto dal loro passo e quindi, mentre Ulissi guadagna più che può e arriva a scollinare con 20 secondi di vantaggio, il gruppo dietro perde consistenza e soprattutto perde anche la speranza di ricongiungersi a Diego Ulissi. La discesa per lui non è facile, ma la conoscenza pressoché perfetta del percorso lo aiuta decisamente, permettendogli di disegnare al meglio delle sue possibilità le curve ed evitare di perdere terreno. Ulissi arriverà in pianura addirittura con un vantaggio superiore che sfiora il mezzo minuto, vantaggio che ovviamente saprà amministrare anticipando tutti di 14 secondi. La volata per il secondo posto è vinta con particolare facilità da Manuel Belletti, già vincitore dell'edizione del 2015. Bene, allora Alessandro, di che cosa dobbiamo parlare? Spiegaci che significa questo. Beh, il cosiddetto fuorigiri è fare una gara. Non è semplice, perché dopo tanti anni di esperienza riesci a conoscerti, soprattutto a valutare, e con gli anni vai a formarti per affrontare un'attività agonistica. In questo caso è la gestione, in questo caso, dei fuorigiri. I fuorigiri, quando i tuoi battiti cardiaci arrivano superando un limite, questo limite, che è il fuorigiri, ti può creare alcune problematiche. La problematica, la number one, è la produzione dell'acido lattico, che è il nostro corpo per natura forma questo acido lattico che va a far intersecare tra le fibre muscolari. Quindi, intersecandosi, crea quell'attrito tra le fibre muscolari e spunta un mal di gambe. Questo mal di gambe che comincia a far diminuire la prestazione dell'atleta, preservando il nostro corpo, perché il nostro corpo è una macchina perfetta, fatta a regola d'arte, che giustamente funziona benissimo. E quindi, gestendo questi fuorigiri, che dico, in una gara ci sono sempre fuorigiri, però gestendoli e con gli anni puoi gestire questa forma di stress del tuo organismo, gestendola e riesci a fare una gara con criteri adeguati. Significa anche, attenzione, la gestione di questo fenomeno può significare anche una crescita, perché poi alla fine, certo, gestire i fuorigiri significa crescere, no? Sì, sì. Sostanzialmente è quello. Infatti, se calcoliamo, io ho iniziato ragazzino, là i fuorigiri andavano a go-go. Perciò ne facevo molti, però arrivato già a metà gara, diciamo, potevo guardarmi le aiuole lateralmente, perché non arrivavi più all'arrivo con una lucidità e una prestanza fisica adeguata per poter fare un finale. Invece ora, magari pur avendo un'età, con l'esperienza riesci a gestire queste situazioni di qua. E soprattutto cresci anche quando nell'allenamento fai degli allenamenti specifici che ti permettono di stare in lattato, chiamato così, che è quando produci acido lattico, e gestire questo lattato, gestire questi fuorigiri. Quindi, con l'allenamento, con gli anni, gestisci questi fuorigiri. Beh, Alessandro, poi vedremo i fuorigiri della vita, no? Perché spesso è la vita stessa che ti mette, no, a dura prova, e non parlo solo di ciclismo, ma il ciclismo come metafora della vita ci aiuta anche a questo. Sì. Andiamo in Francia, Martina. Sì, la prima corsa a tappe europea del 2017 si disputa nel sud della Francia. Stiamo parlando dell'Étoile de Bessèges, gara articolata su 5 frazioni e che quest'anno arriva alla sua 47esima edizione.
Nel complesso il percorso non è dei più impegnativi, ma le tappe sono nervose e non di facile interpretazione. Tutte le quattro frazioni in linea sono caratterizzati da finali in circuito con alcune asperità o arrivi in pendenza che non taglieranno del tutto fuori i velocisti a patto che questi siano già in buone condizioni di forma. Ogni buco in volata ed ogni abbuono potranno avere grande importanza. Un ruolo decisivo lo svolgerà però la cronometro dell'ultimo giorno ad Alè, entrata nel percorso a partire dal 2012. Il tracciato sarà pianeggiante nei primi 9 chilometri, poi la strada salirà negli ultimi 2900 metri e toccherà pendenze anche del 15% per brevi tratti. Il primo round dell'atteso duello tra Arnaud Demare e Alexander Christophe sulle strade dell'Étoile de Bessèges viene vinto dal transalpino della FDJ. La prima tappa della corsa a tappe francese si è chiusa con un arrivo in volata a ranghi compatti e Demare, ben supportato dai compagni di squadra, è riuscito ad avere la meglio proprio sul rivale norvegese, che si è fermato alla seconda posizione. La tappa, 158 km da Bellegarde a Beaucaire, è stata caratterizzata da una fuga di quattro corridori che ha preso il via attorno al 15° chilometro di gara. Nico Denz, Frédéric Bakert, Jeremy Bescond e Kevin Le Breton hanno toccato un vantaggio massimo di 5 minuti e 55 secondi e nel finale hanno reso dura la vita alle squadre dei velocisti. FDJ e Katusha sono su tutte, ma anche Fortunio e Lotto. All'inizio dell'ultimo giro, da 8 km, il quartetto aveva ancora 42 secondi di margine. Il ricongiungimento definitivo è avvenuto ai meno 2, quando il plotone ha raggiunto Nico Denz, ultimo a tentare un allungo solitario. Da segnalare il ritiro del campione di Francia, Arthur Vichot, fresco vincitore del GP La Marseillaise, a causa di sintomi influenzali. Il norvegese Alexander Christophe si è prontamente rifatto sulla strada transalpina dopo la seconda posizione nella tappa d'apertura. Il norvegese della Katusha Elpesin ha conquistato la seconda frazione e la maglia di leader della corsa. Nella seconda metà di tappa il vento ha fatto grande selezione e davanti è rimasto un drappello composto da appena 23 corridori. Nello sprint ristretto Christophe si è lasciato alle spalle Rudy Barbier, terzo posto invece per il vincitore di ieri, Arnaud Demare. Questa seconda tappa dell'Étoile de Bessèges era iniziata con una fuga che ha toccato un vantaggio massimo di 3 minuti. Quando però il vento ha iniziato a farsi sentire, il gruppo ha aumentato l'andatura e ha ripreso gli attaccanti a 65 km dal traguardo. Subito dopo sono arrivati i primi ventagli provocati dal lavoro congiunto di Katusha e Cofidis. Forte di ben 7 uomini nel gruppo di testa, la Katusha non ha fatto scappare nessuno nel finale e ha portato il gruppetto in volata, dove Alexander Christophe ha regalato alla squadra la prima vittoria stagionale. Come detto, il norvegese ha scalzato Demare dalla testa della classifica grazie agli abbuoni all'arrivo e ad un traguardo volante. Tra gli uomini di testa va segnalata anche la presenza di uomini pericolosi per la classifica generale. Vanno segnalati Tony Gallopin, Pierre Latour e Sylvain Chamanel. Il primo gruppo inseguitore con gli italiani Finetto e Pasqualon è arrivato al traguardo con 1 minuto e 47 secondi di ritardo. Il 24enne francese Lilian Calmejean, vincitore di una tappa alla scorsa Vuelta Spagna, ha vinto la terza tappa, conquistando anche la maglia di leader della corsa al termine di una giornata durissima. Il corridore della Direct Energy era già partito bene quest'anno con il terzo posto al GP La Marseillaise. Questa terza tappa prevedeva un triplo passaggio sul Col de Trélie e, anche a causa del tempo, il gruppo si è spezzato già dopo appena 25 km con i velocisti Alexander Christophe e Arnaud Demare, che si sono ritrovati fuori dal gruppo di testa. Tra attaccanti e inseguitori c'è stato un lungo braccio di ferro con il distacco sempre attorno ai 30 secondi. Poi, dopo la scalata del Col de Trélie, il gruppo del leader Christophe si è arreso ed il vantaggio della testa della corsa è decollato. Tra gli uomini di testa da segnalare, la presenza di Tony Gallopin, Pierre Latour, Sylvain Chamanel, Samuel Dumoulin e del nostro Mauro Finetto.
a giocarsi la vittoria di tappa, sono rimasti quindi 24 uomini di testa che hanno atteso fino ai meno 35 km per iniziarsi a dare battaglia. Lilian Calmejan è stato uno dei più attivi e dopo un primo tentativo a 20 km dal traguardo è riuscito ad avvantaggiarsi assieme a Quentin Pachet. La coppia non ha mai avuto più di 25 secondi di vantaggio, eppure ha tenuto benissimo nei confronti degli inseguitori. Ai meno 5 Calmejan è andato via tutto solo e conquistato tappa e maglia. A 6 secondi è arrivato il danese Mats Wurz Schmidt, a 8 il gruppo è stato regolato allo sprint da Mauro Finetto, al primo podio in maglia Delco. Il plotone ha chiuso a più di un quarto d'ora. Beh, grazie a Martina per averci illustrato benissimo questa meravigliosa corsa in Francia. Stiamo quasi arrivando alla chiusura, intanto vi volevo fare vedere un video di un minuto per quanto riguarda le strade bianche che si correrà il 4 marzo prossimo e vediamo l'emozione che si provano in una corsa meravigliosa, una specie di Parigi-Roubaix all'italiana. Entriamo in studio, siamo alla fine, è una bella puntata, abbiamo parlato di tanto, abbiamo parlato con i nostri ospiti della bicicletta in dimensioni umane, e in naturali, di ambiente, di sport, di vita quotidiana. È stato un piacere cavalcare l'onda dell'entusiasmo di questa magnifica, di questo magnifico strumento, appunto, che è la bicicletta, strumento di libertà e di sport. È stato un piacere appunto interloquire con gente che conosce meravigliosamente e non solo da un punto di vista sportivo questa bicicletta. Intanto un saluto alla mia compagna di viaggio, a Martina Pirrello, grazie. Grazie a te Valentino, io saluto anche i nostri compagni di viaggio per questo terzo appuntamento, hanno contribuito grazie. Con la loro competenza e hanno portato qui un po' della loro esperienza, ringrazio anche te e niente che dire. Diciamo grazie a Daniela, grazie ad Alessandro. Grazie a voi per averci invitato, è stato un piacere parlare di questo meraviglioso sport. Benissimo, naturalmente l'invito vale anche per le prossime puntate, vi vogliamo con noi. Grazie. Ok, e allora un grazie a tutti per averci seguito, la bicicletta come modo di vivere, la bicicletta come modo di esistere, ciclismo, un amore infinito. Buona serata.